Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 21 del Paradiso. E, come al solito, per chi di voi non è solito frequentare, avverto che leggeremo tutto di seguito, poi riprendiamo per spiegare. Più o meno a metà del canto facciamo una pausa di 5 minuti durante la quale vi prego di inviarmi se ne avete i vostri dubbi e poi riprendiamo la spiegazione. Infine lo rileggiamo tutti. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna e l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto. E quella non ridea. Ma se io ridessi, mi ricomincio, tu ti faresti quale fosse me lei quando di cener fessi, che la bellezza mia che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, come hai veduto quanto più si sale. Allora riprendiamo da capo. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna e l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto. E quella non ridea, ma se io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale, fosse me lei quando di cener fessi. Che la bellezza mia, che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, come hai veduto, quanto più si sale, se non si temperasse, tanto splende che il tuo mortal podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scoscende. Noi siamo levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggiamo misto giù del suo valore. Ficca dietro agli occhi tuoi la mente e fa di quegli specchi alla figura che in questo specchio ti farà parvente. Qual sapesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato quando io mi portai ad altra cura, conoscerebbe quanto m'era grato ubbidire alla mia celeste scorta, contrappesando l'un con l'altro lato. Dentro al cristallo che voltavo al porta, cerchiando il mondo del suo caro luce, sotto cui giacque ogni malizia morta, di color d'oro in che raggio traluce, vidi uno scaleo eretto in suso, tanto che non seguiva la mia luce. Vidi anche per i gradi scender giuso tanti splendor, che io pensai che ogni lume che par nel ciel quindi fosse diffuso. E come per lo natural costume, le pole insieme al cominciar del giorno si muovono a scaldar le fredde piume, poi altre vanno via senza ritorno, altre rivolgono sé onde son mosse, e altre roteando fan soggiorno. Tal modo parve me che qui vi fosse in quello sfavillar che insieme venne, siccome in certo grado si percosse. E quel che presso più ci si ritenne, si fessi chiaro, ch'io dicevo pensando, io veggio ben l'amor che tu m'accenne, ma quella ond'io aspetto il come e il quando del dire e del tacer si sta, ond'io contro il disio fo ben ch'io non dimando. Perché ella che vedeva il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, mi disse, solvi il tuo caldo disio. E io incominciai, la mia mercede non mi fa degno della tua risposta, ma per colei che il chiedermi concede, vita beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia, fammi nota la cagion che sì presso mi t'apposta. E di perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona sì divota. Tu hai l'udir mortal siccome il viso, rispose a me, onde qui non si canta per quel che Beatrice non ha riso. Giù per le gradi della scala santa discesi tanto sol per farti festa col dire con la luce che mi ammanta. Né più amor mi fece esser più presta, che più e tanto amor quinci sufferve, siccome il fiammeggiar ti manifesta. Ma l'alta carità che ci fa serve, pronte al consiglio che il mondo governa, sorteggia qui siccome tu osserve.
Io vedo ben, disse io, sacra Lucerna, come libero amore in questa corte, basta seguir la provvidenza eterna. Ma questo è quel che a cernermi par forte, perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra le tue consorte? Ne venni prima all'ultima parola, che del suo mezzo feci il lume centro, girandosi come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro. Luce divina sopra me s'appunta, penetrando per questo in ch'io mi inventro, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto ch'i veggio la somma essenza della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio, perché alla vista mia, quant'ella è chiara, la chiarità della fiamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che in Dio più l'occhio affisso, alla dimanda tua non satisfara, però che sì, si inoltra nello abisso dell'eterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è sciso. E al mondo mortal, quando tu riedi, questo rapporta, sì che non presumma a tanto segno più muoverli piedi. La mente che qui luce in terra fonda, onde riguarda come può laggiù e quel che non pote, perché in ciel la somma. Sì, mi prescrisser le parole sue, ch'io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue. Tra due liti d'Italia surgon sassi, e non molto distanti alla tua patria, tanto che i troni assai suonan più bassi, e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consacrato un ermo, che suole essere disposto a sola latria. Così ricominciommi il terzo sermo, e poi continuando disse quivi, al servigio di Dio mi fessi fermo, che pur con cibi, il liquor d'ulivi, lievamente passava caldi e geli, contento nei pensier contemplativi, render sole a quel chiostro, a questi cieli, fertilemente, mi ora è fatto vano, sicché tosto convien che si riveli. In quel loco fui io Pietro Damiano, e Pietro peccator fu nella casa di Nostra Donna in sul lito Adriano. Poca vita mortal m'era rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di malimpeggio si travasa. Venne Cefas e venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo il cibo da qualunque ostello. Or voglio un quinci e quindi che rincalzi li moderni pastori e chilimeni, tanto son gravi e chi dietro gli alzi. Può prodimanti loro i palafreni, sicché due bestie van sotto una pelle. Ho pazienza che tanto sostieni. A questa voce vidio più fiammelle di grado in grado scendere e girarsi, e ogni giro le facea più belle. D'intorno a questa vennero e fermarsi, e fer un grido di sì alto suono, che non potrebbe qui assomigliarsi, né io l'intesi, si mi vinse il tuono. Allora, vi ricordate che nei canti che abbiamo letto nelle ultime settimane, Dante è stato del tutto concentrato con lo sguardo e con l'animo nell'immagine dell'aquila che si era formata con le luci del cielo di Giove. Quindi sono due canti e mezzo che Dante non guarda Beatrice. Ora in questo si rivolge a lei e vediamo che cosa succede. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna e l'animo con essi e da ogni altro intento s'era tolto. Cioè i miei occhi erano tornati a fissarsi nel volto di Beatrice, la mia donna. E il mio animo con essi, cioè con gli occhi, e il mio animo era tolto, cioè si era diciamo sottratto ad ogni altra intenzione, quindi aveva
diciamo, allontanato ogni altro oggetto di desiderio, in particolare l'aquila, che è stata appunto, diciamo, la visione sulla quale si è concentrato Dante ultimamente. Quindi Dante rivolge gli occhi a Beatrice e al verso quarto, e quella non ridea. Ma se io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale fusse me le quando di cenere fessi. E Beatrice, a differenza del suo solito atteggiamento in paradiso, non sta sorridendo, ma comincia a spiegare a Dante: se io sorridessi, tu diventeresti come Semele quando si fece di cenere. Cioè, e qui diciamo, Beatrice sta facendo riferimento a un mito ovidiano, quello in cui Semele, la principessa di Tebe, che si era innamorata di Giove, che aveva concepito Dionisio e quindi aveva destato l'ira di Giunone, la gelosia, aveva domandato sulla scia di un consiglio che la stessa Giunone, travestita della sua balia, gli aveva dato, cioè gli aveva suggerito che in realtà Giove non era veramente un dio, bensì un mortale, e l'aveva spinta a chiedere da parte di Giove appunto una prova del suo amore, una prova della sua divinità, e lei gli chiede appunto di essere amata come si ama nell'Olimpo. Scusate, metto in silenzio perché c'è qualcuno che... Ecco. Quindi, diciamo, quando Semele chiede di mostrarsi come amante nella sua divinità, Giove, disperato, sceglie il suo raggio più debole perché sa che comunque la danneggerà, e ciononostante, vedendolo nel suo splendore, Semele appunto diventa di cenere. Quindi Beatrice qua sta servendosi di questa esperienza dell'incontro tra l'umano e il divino, procedente dalla solita mitologia delle metamorfosi di Ovidio, per stabilire questa distanza che danneggerebbe Dante se lei sorridesse, solo che in questo caso è lei donna quella ad assumere, diciamo, nell'analogia, il ruolo della divinità, visto che riflette nei suoi occhi appunto l'amore di Dio, e Dante quello della mortalità che si incendierebbe. Ora, sia Dante che noi lettori ci stiamo domandando perché proprio, diciamo, da ora in poi o in questo momento Beatrice evita di sorridere, e appunto Beatrice spiega al verso settimo che la bellezza mia, che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, come hai veduto, quanto più si sale, se non si temperasse, tanto splende che il tuo mortal podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scoscende. Allora, quello che spiega Beatrice è che ora, visto che sono in un nuovo cielo che Dante non ha percepito come appunto un nuovo pianeta, visto che non ha ancora guardato, non aveva ancora guardato Beatrice, lei spiega che la sua bellezza, che man mano che si sale per le scale dell'eterno palazzo, cioè del paradiso in metafora, più s'accende, quindi la bellezza di Beatrice, che come sappiamo aumenta man mano che salgono da un cielo nell'altro, qui si pone nei termini di accendersi, proprio perché si accende appunto del riflesso dell'amore di Dio. Ed è interessante anche qua, visto che poi una scala veramente apparirà in questo pianeta, la metafora di cui si vale Beatrice per nominare la loro salita in paradiso come appunto le scale di un palazzo. Allora Beatrice sta dicendo: visto che la mia bellezza è crescente man mano che si sale da cielo in cielo,
Se la mia bellezza non si temperasse, cioè non si mitigasse, questa mitigazione sarebbe il fatto di non sorridere affinché il fulgore non sia eccessivo per la mortalità di Dante, risplende così tanto che la tua capacità mortale, il tuo potere di visione mortale, davanti al suo fulgore, al fulgore appunto della bellezza del sorriso di Beatrice, sarebbe come una fronda di un albero che è schiantato dal tuono, dalla folgore o dal fragore, il tuono. Tutte queste parole, insomma, rientrano nel significato polisemico che ha la parola trono in Dante. E che in questo canto, non a caso, viene usata ben 3 volte. Questa è la prima volta che appare questa parola, e poi vedremo che ne apparirà in questo canto altre 2 volte. Quindi, Beatrice ha usato 2 metafore, 2, diciamo, similitudini per dire come diventerebbe Dante. Diventerebbe cenere, cioè si incendierebbe davanti alla luminosità divina del suo sorriso, o diventerebbe come un albero che è incendiato da un raggio che cade dall'alto. E vedete come, diciamo, attraverso questa parola trono riprende l'immagine del raggio con cui di solito, diciamo, ammazza Giove, che è quello che, insomma, ammazza Semele nel mito citato prima. Quindi attraverso questa piccola scena, evidentemente il Dante scrittore ci sta annunciando nella voce di Beatrice che ora i pellegrini si trovano in un posto qualitativamente diverso da quello che li precede. Cioè, sebbene, come ora vedremo, loro siano appena arrivati al settimo pianeta, quindi a sempre un cielo fisico dominato da una stella, ciononostante, essendo appunto l'ultimo dei 7 cieli che sono dominati da pianeti, c'è una sorta di, diciamo, di via di mezzo che si vede in questo canto e nel prossimo tra i cieli, diciamo, quelli fisici più bassi e il cielo delle costellazioni. Che gira in senso opposto alla direzione dei pianeti e che ormai ci porta a una natura qualitativamente diversa da quello dei 7 cieli precedenti. Perché solo da ora Beatrice non può sorridere, perché la sua vicinanza a Dio la rende insostenibile da parte del viso mortale di Dante. E quindi al verso 13 ci spiega, no? Il ragionamento di Beatrice è: io non sorrido per non incendiarti, giacché, come tu sai, la mia bellezza aumenta man mano che saliamo. E ora gli spiega: siamo saliti a un nuovo cielo. Al verso 13, noi siamo levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggiamo misto giù del suo valore. Cioè noi siamo sollevati al settimo pianeta, cioè a Saturno, il freddo Saturno, che tradizionalmente veniva associato agli spiriti contemplativi, cioè quello che, così come Venere disponeva ad amare, va bene? Marte disponeva alla guerra. Saturno era considerato tradizionalmente quello che, diciamo, spingeva alla contemplazione. Allora siamo levati al settimo splendore che Mo, cioè in questo momento, irradia sotto il petto del leone ardente. Infatti, secondo gli astrologi, in questa altezza dell'anno 1300, Saturno si trova, nella costellazione del leone. E ormai non è casuale, diciamo, questa eccezionale associazione che Dante sta facendo qui tra uno dei segni zodiacali e il pianeta, perché infatti è un pianeta molto vicino nella sua orbita,
al giro delle stelle fisse o delle costellazioni, perché appunto il cielo ultimo, no? Quello di Saturno prima di quell'ottavo cielo, cielo delle stelle fisse. E il leone ardente appunto mitiga la freddezza tradizionale di Saturno, perciò dice che irradia Saturno misto con l'ardore del leone. E questo, diciamo, è stato chiaramente associato simbolicamente all'ardore apostolico che può convivere con l'atto freddo della contemplazione, con il rigore dell'ascesi. E infatti, non a caso, proprio in questo cielo dove ci sono gli spiriti contemplativi, Dante vedrà una scala che porta verso, diciamo, un'altitudine che Dante non riesce a scorgere, visto che appunto la contemplazione è considerata una via di mezzo tra la terra e il cielo, perché è l'attività che permette di cogliere il divino quando si è ancora nel mondo. E vedete come, diciamo, l'idea della temperanza che si era annunciata per quel che riguarda il mancato sorriso di Beatrice, come dicendo io devo raffreddare un po' il raggio del mio sorriso, altrimenti tu ti inceneresti, immediatamente viene messo in rapporto con un altro temperare che è l'ardore di Giove che tempera il freddo di Saturno. Allora, dopo aver annunciato che ormai sono dentro l'ultimo pianeta, al verso 16, Beatrice, invita Dante, che la sta guardando, a guardarsi attorno e appunto avere una percezione di questo settimo pianeta. Ficca dietro agli occhi tuoi la mente. E fa di quegli specchi alla figura che in questo specchio ti sarà parvente. Cioè, concentrati, insomma, dietro gli occhi la tua mente e fa di quelli, cioè degli occhi, specchi, quindi fa passare la figura che ti apparirà in questo specchio, cioè in Saturno. Perché così come nel cielo di Giove Dante vide la figura dell'aquila formata dalle piccole luci degli spiriti giusti, vero? In questo vedrà appunto un'altra figura che come oro si discosta visivamente dal bianco argentato del pianeta. E Dante prima di descrivere quello che vide, quella figura che vide nel cielo, anzi dentro il pianeta di Saturno stesso, fa una digressione che riguarda la bellezza di Beatrice e il piacere che dava a lui ubbidire, il suo comandamento. Quindi al verso 19, qual sapesse qual era la pastura del mio viso nell'aspetto beato, quando io mi trasmutai ad altra cura, conoscerebbe quanto m'era grato ubbidire alla mia celeste scorta, contrappesando l'un con l'altro lato. Cioè, chi sapesse com'era l'appagamento della mia vista nel viso beato di Beatrice, cioè il piacere che io provavo nel contemplare il suo viso, nel momento in cui io spostai gli occhi per fare attenzione ad un'altra cura, cioè appunto alla figura che Beatrice lo sta invitando a guardare, per cui deve distogliere gli occhi, diciamo, da se stessa. Chi sapesse quanto era bella lei, quanto mi piaceva, si renderebbe conto di quanta gioia mi dessi il fatto di ubbidire la mia guida celeste, cioè Beatrice,
contrappesando la bellezza di lei, il piacere che ne derivava e il piacere che mi dava ubbidirla come due piatti in una bilancia. Questo è contrappesare. Quindi sta dicendo che il piacere che gli dà ubbidire Beatrice è superiore a quello che gli dava contemplarla, ma che per capire quant'era questo piacere bisogna sapere quant'era bella lei, quanto gli piaceva. E allora Dante, adesso sì, al verso 25, descrive quello che vide nel pianeta. Dentro al cristallo che il vocabol porta, cerchiando il mondo del suo caro duce, sotto cui giacque ogni malizia morta, di color d'oro in che raggio traluce, vidi uno scaleo eretto in suso, tanto che non seguiva la mia luce. Allora, dentro questo pianeta, che viene nominato attraverso una perifrasi, cioè il cristallo che porta il nome, girando intorno alla Terra, del suo caro duce, cioè dell'ottimo suo monarca, suo del mondo, no? Sotto il quale ogni malizia giaceva morta, cioè questo, diciamo, è un'allusione al nome di Saturno, quel, diciamo, primo re del mondo, Crono, che guidava l'umanità appunto durante l'età dell'oro. Si sta riferendo Dante a questo mito analogo al mito edenico, secondo cui il mondo, prima di essere quello che è, e quindi secondo i pagani, prima di essere sotto il dominio di Giove, era stato per un tempo sotto il dominio appunto del padre di Giove, Saturno, che manteneva il mondo a un caro costo, ma qui Dante non se ne occupa, in pace, senza bisogno di lavoro, di lavorare la terra, un po' come appunto il paradiso terrestre. Vi ricordate che nel canto 28° del Purgatorio c'è un riferimento a questo mito dell'età dell'oro da parte di Matelda, questa donna che diciamo fa da guida per Dante, Virgilio e Stazio nel paradiso terrestre, e dopo aver mostrato i fiumi, i fiori, il bosco, aggiunge questa sorta di corollario che Dante non aveva chiesto, attraverso il quale stabilisce per l'appunto questo parallelismo tra il mito dell'era dell'oro e dell'età dell'oro e il paradiso terrestre, quando dice questo luogo forse sognarono in Parnaso quelli che parlarono dell'era di Saturno, e cita quasi testualmente Matelda, il primo libro delle Metamorfosi di Ovidio, dove si descrive questo momento idealizzato del mondo. Quindi dice che sta dicendo Dante che dentro il pianeta che ha il nome di Saturno, del colore dell'oro, verso 28, in cui un raggio traluce, quindi un oro particolarmente illuminato, io vidi una scala eretta in suso, quindi una scala la cui base è appunto nel pianeta di Saturno, ma che era eretto tanto che non seguiva la mia luce, cioè che i miei occhi non potevano arrivare all'estremo superiore. Quindi è molto probabile, come indicano i commentatori antichi, che la parte superiore della scala arrivi fino all'Empireo, e cioè alla vera sede dei beati, che non è né spazio né tempo, che è puro amore intelletto, e che quindi chiaramente l'occhio umano non può percepire. Allora, questa scala, diciamo che ha come fonte esplicita nel canto prossimo il sogno di Giacobbe, che è, diciamo, un emblema della contemplazione in quanto unisce il mondo con il cielo.
Ora sarà, diciamo, la protagonista, questa scala, di un discendere per la prima volta percettibile da Dante delle anime che risiedono tutte, come sappiamo, fin dai primi canti del Paradiso, nell'Empireo e che vengono all'incontro di Dante, per parlare con lui. Ogni anima nel cielo che è più diciamo, influenzato nel mondo. Quindi Dante qua per la prima volta vedrà come le anime, che vede sempre come luci, scendono per incontrarlo. E quindi al verso 31, adesso c'è questa descrizione, vidi anche per gli gradi scender giuso tanti in splendor che io pensai che ogni lume che par nel ciel quindi fosse diffuso. Cioè io vidi, veramente facciamo lo sforzo di immaginare con la mente questo stupendo paesaggio, no? Dante è in mezzo a un cristallo argentato che è appunto il pianeta Saturno, vedi una scala d'oro la cui cima non riesci a intravedere. E scendono così tante anime che lui vede come luci, che Dante ha l'impressione che tutte le stelle del cielo, siano lì, che stiano scendendo per riceverlo. E qui un paragone bellissimo fa Dante con le pole o le mulacchie, che sono degli uccelli neri, simili ai corvi. Che rendono il movimento irregolare, diciamo eterogeneo, che fanno queste luci nel scendere la scala e alcuni nel risalirla. Verso 31. Vidi anche per gli gradi scender giuso, no, scusate, questo l'ho già letto, verso 34. E come per lo natural costume le pole insieme al cominciar del giorno si muovono a scaldar le fredde piume, poi altre vanno via senza ritorno, altre rivolgono sé onde son mosse e altre rodeando fan soggiorno, tal modo parve me che quivi fosse in quello sfavillar che insieme venne, sì come in certo grado si percosse. Dunque, queste terzine sono state abbastanza travagliate perché infatti non è chiarissimo il movimento degli uccelli che Dante mette a paragone con le luci, per cui è difficile essere certi su che movimenti facessero queste luci. Però cerchiamo di leggere con calma. Allora, e come? A causa di una loro abitudine naturale, le pole, questi uccelli, tutti insieme all'alba, al cominciare del giorno, si muovono per riscaldare le piume fredde che si sono, insomma, un po' irrigidite durante la notte. Poi altre vanno via senza ritorno, cioè dopo essersi mosse tutte insieme, altre se ne vanno e non le si vede, non le si vede più. Altre rivolgono sé onde son mosse, altre dopo aver volato tornano al posto da dove erano partite e altre roteando fan soggiorno, volteggiano insomma sempre attorno a uno stesso asse invisibile, cioè con tre movimenti sta indicando Dante qua, uno in cui si muovono e tornano dove erano, un altro dove volano via e non li si vede più. E infine quelle che girano attorno a se stesse. Tal modo, adesso al verso 40 si sviluppa il secondo termine del paragone, tal modo parve me, cioè apparve davanti a me, che lì ci fosse, in quello sfavillare che arrivò insieme, così come in un certo gradino della scala ognuno si percosse, cioè secondo alcuni. Quello che Dante, insomma, sta descrivendo qua è come le anime scendono tutte, toccano un gradino della scala diverso, alcune restano in quel gradino, altre volano attorno un asse invisibile, altri se ne vanno. Quindi, secondo, diciamo, l'interpretazione che oggi è più accolta,
L'idea sarebbe che tutti i salvati, tutti gli angeli, tutti quelli che popolano l'Empireo sono scesi a ricevere Dante e Beatrice nel cielo di Saturno, ma alcuni se ne sono tornati immediatamente, come hanno, diciamo, toccato un gradino della scala nell'Empireo, e sono rimasti lì soltanto quelli che sono stati caratterizzati in vita dalla contemplazione, quindi Saturno è il pianeta più consono a loro. Questo paragone tra le anime e gli uccelli che fanno diversi movimenti è stato, diciamo, riscontrato in un testo un testo mistico, in cui, diciamo, a ogni movimento, è un testo di Riccardo di San Vittore, in cui i movimenti dei corvi vengono paragonati ai movimenti dell'intelligenza durante la contemplazione, in cui si fa un contrasto tra la fissità argomentativa che richiede la filosofia e la maggior libertà di movimento dell'intelligenza durante la contemplazione, in cui a volte l'anima vola, a volte si piega su se stessa, rigira sullo stesso concetto. Quindi è possibile che Dante abbia avuto in testa questo testo e abbia voluto paragonare il movimento delle anime, le più importanti delle quali, perché restano lì, sono appunto anime di spiriti contemplativi che si muovono con una libertà di pensiero, secondo il misticismo, diverso da quello che caratterizza il pensiero filosofico, più rigido. Allora, al verso 43, come di solito capita quando arriva un gruppo di anime tutto insieme, uno di questi spiriti si avvicina di più a Dante e Beatrice, quindi evidentemente scende fino al gradino, inferiore, quello più basso, e Dante non capisce perché e non sa ovviamente chi sia questo personaggio. Quindi al verso 43: "E quel che presso più ci si ritenne, si fe sì chiaro ch'io dicea pensando: io veggio ben l'amor che tu m'accenne, ma quello ond'io aspetto il come il quando nel dire nel tacer si sta, ond'io contra il disio fo ben ch'io non dimando." Allora, qualcuno che quello che si avvicinò di più a noi e si fermò lì, diventò così chiaro, così luminoso, che Dante diceva tacitamente nel pensiero, pensava questo: io vedo bene l'amore che tu mi manifesti. Questo è interessante perché qui Dante, diciamo, probabilmente spinto dall'esperienza del suo incontro con Cacciaguida, in cui vi ricordate gli spiriti militanti per la fede che formavano una croce, si muovevano tutti in un modo irregolare, ma uno di questi spiriti si era avvicinato a lui, diventando così lucido che Dante aveva capito che volesse parlargli, e Cacciaguida chiaramente gli stava manifestando un amore particolare, personale, perché era un suo antenato. E quindi Dante, vedendo che uno si avvicina di più a lui e luccica di più, pensa che, e qui si sbaglia, questo è interessante perché appunto siamo nel cielo più alto di tra quelli, diciamo, dominati di un pianeta, ed è significativo che proprio dove Dante incontra gli spiriti contemplativi, quindi quelli che in vita si sono dedicati al pensiero più alto possibile nel mondo, sia fortemente tematizzato il limite della conoscenza umana. E quindi Dante qui crede che quest'anima ami particolarmente lui, quindi dice: io vedo bene l'amore che tu mi manifesti.
Ma continua Dante a dire senza parlare, no? Nel pensiero, al verso 46. Ma Beatrice, cioè quella dalla quale io aspetto il come e il quando del dire e del tacere, quindi quella che mi indica quando posso parlare, quando devo star zitto, non mi fa alcun cenno, cioè si sta, cioè sta lì senza fare niente. Ond'io, per cui io, contro il mio desiderio di parlare, faccio bene nel non domandare. Cioè, sto zitto nell'attesa che Beatrice mi indichi come mi devo comportare. Ma Beatrice ovviamente vede in Dio questo bisogno di Dante, e il Dante, poeta, lo esprime attraverso un gioco etimologico con il verbo vedere che rende questa situazione di specchi. Tra il vedere di Beatrice che vede in Dio quello che Dante vuole sapere, e quindi, come ora leggeremo, invita Dante a esprimere la sua volontà di sapere due cose, come vedremo, vuole sapere da quest'anima che dalla scala si è avvicinata particolarmente a lui. Quindi al verso 49, perchella che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, quindi che leggeva il mio tacito, il mio tacere, cioè la mia volontà di parlare e ciò nonostante il mio silenzio, nel vedere di Dio. Che vede tutto, quindi che vedeva in Dio quello che io volevo sapere perché tacevo, mi disse: solvi il tuo caldo disio, cioè sciogli il tuo caldo acceso desiderio di sapere. E quindi al verso 52 Dante si rivolge a quest'anima di cui non conosce l'identità. Ma è interessante come qui Dante, anziché domandare chi sei, come fa tante volte, domanda due cose che non riguardano, almeno per ora, l'identità di quest'anima. Vediamo che cosa chiede Dante al verso 52. E io incominciai. La mia mercede non mi fa degno della tua risposta, ma per colei che il chieder mi concede, vita beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia, fammi nota la cagion che sì presso mi t'apposta e di perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona sì divota. Allora, innanzitutto Dante, diciamo, umilmente esprime l'insufficienza dei propri meriti per ascoltare la risposta di un beato. Quindi la mia mercede non mi rende, i miei meriti non mi fanno degno della tua risposta, ma invece nel nome di Beatrice che mi concede il chiedere, quindi lei mi invita a chiedere, o vita beata che sei nascosta dentro alla tua letizia. Qui Dante, diciamo, sinteticamente ricorda che la luce che avvolge le anime del paradiso dipende dal piacere che hanno, dalla loro letizia. Fammi nota, prima domanda che fa Dante, cioè rendimi nota, quindi fammi sapere la causa che ti apposta così vicino a me. Quindi perché ti sei avvicinata così tanto a me? E la seconda domanda è di perché si tace in questa rota, quindi in questo cielo, tace la dolce sinfonia di paradiso, la musica che si sente di solito nel paradiso, che giù per l'altre, nelle altre ruote, suona così divota. Cioè perché qua c'è silenzio? Questo è interessante, intanto il carattere eccezionale di questo settimo cielo è anche connotato da alcune parole che Dante usa, come per esempio sinfonia, che è un hapax, cioè il solo posto della commedia dove appare questa parola, ma appare
per dire che non c'è, cioè appare per definire il silenzio che contrasta in questo cielo, non a caso quello della contemplazione, con la musica che suona nei cieli inferiori. E allora Dante ha domandato: perché ti sei avvicinata a me più che le altre luci, e perché qui non si canta? E quest'anima risponderà prima alla seconda domanda, perché infatti la prima è molto complicata, come ora vedremo, e in realtà non ha risposta. Allora, la seconda, cioè perché qui c'è silenzio anziché musica, al verso 61 risponde questo spirito: tu hai l'udir mortal sì come il viso, rispose a me, onde qui non si canta per quel che Beatrice non ha riso. Allora, spiega Dante, tu hai l'udito mortale nelle stesse condizioni della tua visione, cioè limitato. Per cui qui non si canta per lo stesso motivo per cui Beatrice non sorride, e cioè perché il tuo udito esploderebbe o sincererebbe dalla bellezza della musica, che, diciamo, da questa analogia che sta facendo qui questo spirito, è evidente che diventa sempre più bella, più divina, man mano che si sale da cielo in cielo. E quindi Dante, che continua ad avere i suoi sensi mortali, non potrebbe tollerarla, la musica lì, in paradiso. E poi al verso 64 comincia la non risposta al primo quesito di Dante, cioè perché tu ti sei avvicinata a me più di quanto non l'abbiano fatto le altre luci. Al verso 64, quindi quest'anima risponde: giù per gli gradi della scala santa, discesi tanto sol per farti festa col dire con la luce che mi ammanta. Cioè, io sono sceso giù nella scala santa così tanto solo per, diciamo, salutarti, per farti festa, celebrare, la tua venuta in paradiso, col parlare, come sto facendo, e con la luce che mi avvolge, che mi ammanta. Né più amor mi fece essere più presta, che più è tanto amor quinci su ferve, siccome il fiammeggiar ti manifesta. E non è un maggiore amore quello che mi fece avvicinarmi più velocemente a te, ed è sottinteso come tu pensavi. No? Perché Dante aveva manifestato in silenzio: vedo l'amore che mi stai manifestando. Allora quest'anima gli chiarisce: non è che io ti ami più di quanto non ti amino le altre luci, già che, verso 68, più amore, o anzi più amore, quassù ferve, cioè accende le anime, così come tu puoi vedere dal loro fiammeggiare. Cioè è come se dicesse: vedi che ci sono delle anime che addirittura brillano più di me, il che vuol dire che si accendono di un maggior amore di carità di quello mio. Quindi non è come tu pensi che io sia un tuo parente o che ti porti più amore. Ma, al verso 70, ma l'alta carità che ci fa serve pronte al consiglio che il mondo governa sorteggia qui, siccome tu osserve. Cioè, ma la profondissima carità che ci rende serve noi anime, cioè docili al servizio del consiglio che il mondo governa, cioè della volontà di Dio, qui sorteggia ogni anima a svolgere il proprio compito così come tu vedi. Quindi noi semplicemente seguiamo la volontà di Dio, e questo non è comprensibile in termini di maggiore o minore amor di carità. E allora il povero Dante, che capisce sempre di meno, al verso 73 domanda ancora: io veggio ben, dissi io, sacra lucerna,
come libero amore in questa corte basta seguir la provvidenza eterna. Cioè io capisco bene, dice Dante, o luce sacra, come l'amore libero di carità in questa corte del paradiso è sufficiente per seguire la provvidenza di Dio. Quindi come Dio non deve imporsi attraverso altri mezzi, perché la carità appunto consiste nell'amor di Dio e quindi nel far coincidere la propria volontà con quella sua. Ma, aggiunge Dante al verso 76, ma questo è quel che a Cerner mi par forte, perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra le tue consorte. Cioè, ma questo è quello che mi sembra difficile, forte da discernere. Cioè, perché tu sola, tra tutte le luci, sei stata predestinata dalla provvidenza eterna a svolgere questo ufficio tra le tue consorti, cioè tra tutte le anime che condividono la sorte, quindi la condizione di beatitudine in questo cielo di Saturno, tu sola sei venuta da me. E qui diciamo, il fatto che Dante abbia scomodato questa parola predestinata, che era apparsa, vi ricordate, non diciamo in forma di participio come qua, ma come sostantivo predestinazione nel canto scorso a proposito dell'incomprensibile salvezza di Rifeo, l'Aquila aveva detto predestinazione, no? Quanto è alta la fonte da dove derivi che nessun occhio può arrivare così in alto. Vi ricordate che la predestinazione nel canto scorso era stata associata appunto a quella volontà divina che nessuno può capire. E quindi Dante, chiedendo informazioni su perché un'anima e non le altre è stata predestinata ad avvicinarsi di più a lui, sta già in qualche modo intuendo che non ci sarà una risposta soddisfacente per la sua mente umana. Ma con questa, diciamo, con questa suspense tra la domanda di Dante e la risposta che darà quest'anima, che non conosciamo ancora nella sua identità, vi propongo di fare la pausa, la nostra pausa di 5 minuti, così poi non interrompiamo la risposta di quest'anima. Quindi, allora riprendiamo, non vedo alcuna domanda sulla chat, quindi se siete d'accordo, ripartiamo dal verso 79, dove eravamo rimasti. Dante ha appena domandato in un modo insistente. Perché proprio questa luce, la cui identità non conosce ancora, è stata prescelta da Dio per svolgere la funzione di avvicinarglisi. Allora, ne venni prima all'ultima parola che del suo mezzo fece il lume centro, girando sé come veloce mola. Allora, Dante dice: non ero ancora arrivato all'ultima parola della mia domanda, che questa luce fece mezzo, cioè fece centro del suo mezzo, cominciando a girare attorno a se stesso, quindi gira su se stesso, come veloce mola, come la mola di un mulino. Poi rispose l'amor che verrà dentro. Dopo l'amore che è dentro questa luce che gira, risponde alla domanda di Dante. Verso 83. Luce divina sopra me s'appunta, penetrando per questa in ch'io mi inventro, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto chi veggio la somma essenza della quale monta. Allora, la primissima cosa che afferma quest'anima è tutto quello che lei sì può vedere, a differenza da quello che può vedere Dante, che è umano. Perché poi, diciamo, dopo queste tre terzine che danno inizio alla risposta, al verso 91 c'è un ma, un avversativo, dopo il quale arriva la vera risposta alla domanda di Dante.
Ma prima lui dice qual è la sua condizione di anima, insomma, salvata. Salvata e poi, diciamo, di un grado di beatitudine particolarmente alto se Dante la sta vedendo nell'ultimo dei cieli fisici. Allora dice, la luce divina, cioè la luce di Dio, si appunta sopra di me, penetrando attraverso la luce dentro la quale io mi inventro. Cioè, qui Dante inventa una parola, inventrarsi è uno dei tipici neologismi danteschi della terza cantica, quindi vuol dire mi metto dentro, no? Come di un ventre. Quindi sta dicendo la luce divina penetra la luce mia stessa, la cui virtù, cioè la virtù della luce divina, col mio veder congiunta, cioè unendosi al mio intelletto individuale, mi leva sopra me tanto, mi solleva così tanto sopra me stessa, che io vedo la somma essenza della quale sgocciola, deriva. Questo verbo, diciamo, questo emunta, è forma passiva del verbo mungere, che vuol dire togliere il latte alla mucca, e quindi è un derivare appunto di un liquido che alimenta metaforicamente. Cioè, quello che sta dicendo è: in me si unisce il mio intelletto individuale con la luce divina, per cui io innalzo me stesso così tanto che riesco a vedere l'essenza divina. Cioè vedo Dio direttamente dalla quale emana questa luce. Quinci viene l'allegrezza un Dio fiammeggio, cioè da questo vedere Dio deriva l'allegria che mi fa fiammeggiare, che mi fa, diciamo, che mi rende luminosa come tu mi vedi. Questa è una cosa che sapevamo ormai, si era detta più volte, cioè che dal vedere Dio deriva il piacere che si manifesta come luce più o meno intensa davanti agli occhi di Dio. Ma qui aggiunge l'anima, perché alla vista mia, quant'ella è chiara, la chiarità della fiamma pareggio. Cioè, siccome ha detto che dal vedere proviene l'allegria per cui lui diventa una fiamma, già che davanti alla mia vista, a seconda di quanto è chiara la visione, la chiarezza della fiamma pareggio, cioè rendo uguali. Dice quest'anima attraverso un chiasmo, no? Dove la chiarezza rimane in mezzo, no? Nella parola chiara, che è l'ultima del verso 89, e la chiarità del verso 90, e in specchio fiamma e fiammeggio dei versi 90 e 88 rispettivamente. Quindi sta dicendo: io, grazie alla luce divina, vedo lui, e dalla vista di Dio deriva la mia gioia, che è quella che in grado uguale diventa luce apparente a te. Ma è come se stesse dicendo finora: tu mi vedi così luccicante che puoi capire che io vedo Dio, perché la luce mia rappresenta la gioia che emana dalla visione. Ma e non dobbiamo dimenticare, in mezzo a tutto questo discorso, che la domanda di Dante era: perché tu sola, tra tutte le anime che sono scese nella scala, ti sei avvicinata di più a me? Al verso 91, ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che in Dio più l'occhio ha fisso, alla dimanda tua non satisfara, perché allora. Soffermiamoci qua, ma dice lui, cioè io vedo Dio, no? A differenza di Dante che chiaramente non lo vede ancora, ma quell'anima che è più chiara, cioè che è più luccica nel cielo, che è probabilmente la Vergine Maria, come sapremo alla fine della cantica, ma forse è anche un'indicazione, diciamo,
generale senza l'identità di una persona. L'anima che più vede in Dio, il serafino che ha l'occhio più fisso in Dio. I serafini sono dei diversi, diciamo, della gerarchia angelica più i più alti. Quindi, nell'anima dei salvati che più guarda in Dio, nell'angelo più vicino a Dio, potrebbe soddisfare la tua domanda. E cioè perché sei stata predestinata tu e non un'altra ad avvicinarti a me? Perché? Adesso al verso 94, però che sì, si inoltra nell'abisso dell'eterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è sciso. Cioè, già che quello che tu domandi, quel che chiedi, si inoltra nell'abisso dell'eterno statuto, cioè di quello che è stato stabilito eternamente da Dio, così in fondo entra così tanto profondamente nell'abisso di Dio che è precluso da ogni vista creata. Cioè, perché qualcuno è predestinato a svolgere un ruolo da Dio e altri no, è qualcosa che non può essere compreso nemmeno dagli angeli più altolocati. E immediatamente al verso 97 fa un'investitura parziale quest'anima a Dante che è in mezzo tra quelle che ha già ricevuto, vi ricordate Beatrice nel paradiso terrestre gli aveva detto di scrivere quello che lui vedeva e lei diceva. Cacciaguida chiaramente in quello centrale gli aveva indicato di scrivere tutto quello che aveva visto e che si gratti pur dov'è la rogna. Ce ne sarà un'altra tra alcuni canti detta esplicitamente addirittura da San Pietro, ma qua questo spirito dopo aver chiarito che la predestinazione è un mistero profondissimo, dentro il quale non può entrare nessun viso né dei salvati né degli angeli, indica Dante al verso 97, e al mondo mortal quando tu riedi questo rapporta, sicché non presumma a tanto segno più muoverli i piedi. Cioè, e quando tu tornerai al mondo mortale, riferisci questo, cioè che è impossibile conoscere i criteri diciamo delle decisioni provvidenziali di Dio, cosicché in modo che il mondo mortale non presumma, cioè non abbia la presunzione di muovere i piedi verso un segno così alto, che è chiaramente superbia, quello di muovere i propri piedi verso qualcosa che non raggiungono nemmeno gli angeli che volano. Cioè questo diciamo, questa metafora di muovere i piedi, che chiaramente si riferisce al fatto di voler pensare, voler raggiungere con la propria mente questo mistero della predestinazione, rende particolarmente visibile l'impossibilità umana, no? Perché se ha parlato degli angeli che volano altissimo, dei salvati che guardano faccia a faccia a Dio, come noi che siamo al mondo e camminiamo con i piedi vogliamo raggiungere questa altezza ovviamente irraggiungibile. E immediatamente al verso 100 continua quest'anima, la mente che qui luce in terra fumma. Cioè la mente umana che qui riluce perché illuminata dalla vista divina in terra si ottenebra. Cioè, fuma, è piena di caligine, onde riguarda come può laggiù e quel che non pote, perché il ciel la summa. Cioè, per cui puoi immaginare come laggiù nel mondo, come può fare quello che non può fare nemmeno quelli che come noi siamo assunti nel cielo. Cioè, se noi salvati e gli angeli non possiamo capire questo, come potranno i mortali osare, pretendere, insomma, capirlo?
E quindi, finite queste parole dell'anima, Dante umilmente si ritrae a domandargli semplicemente: vabbè, dimmi chi sei, no? Allora, al verso 103, sì, mi prescrisser le parole sue, che io lasciai la questione, mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue. Cioè, così mi misero un limite, mi prescrissero le sue parole, che io abbandonai la domanda che avevo fatto e mi ritrassi a chiederle umilmente chi era stata quell'anima, chi fu. E qui allora, al verso 106, quest'anima saturnina, contemplativa, quindi dobbiamo aspettarci un personaggio che dedicò la sua vita alla contemplazione, un'anima particolarmente spirituale anche durante la vita nel mondo, comincia a presentarsi come tante altre anime fanno durante i loro incontri con Dante attraverso una perifrasi, diciamo, geografica, attraverso il luogo del mondo dove gli è dato di vivere, di svolgere la loro missione. E solo al verso 121, quindi abbastanza dopo questo inizio dell'ultima parte del suo discorso, dirà il suo nome. Verso 1506. Tra i due liti d'Italia sorgono sassi e non molto distanti alla tua patria, tanto che i troni assai suonan più bassi, e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consecrato un ermo che suol essere disposto a sola latria. Allora, tra le due coste d'Italia, il Tirreno e l'Adriatico, si elevano, sorgono dei sassi, dei monti, gli Appennini, che non sono molto distanti da Firenze, dalla tua patria. Surgono tanto, il surgo nel verso 106 è da associare con il tanto del verso 108, cioè si elevano così tanto che i troni suonano molto più in basso rispetto al monte più alto dell'Appennino. Di nuovo, come vi dicevo, qui per la seconda volta. La parola troni che era già stata, diciamo, messa nell'analogia con il tuono che scoscende, la fronda di un albero, messa a paragone di Dante, se vedessi in quel cielo così alto il sorriso di Beatrice, vero? Allora, negli Appennini. Sorgono, cioè, gli Appennini sorgono così in alto che i tuoni suonano più bassi e fanno un gibbo, cioè in monte, un gobbo che si chiama Catria, chiaramente un po' più in basso della parte più alta degli Appennini, cioè quello che viene ora, di sotto al quale nella parte più bassa è consacrato un ermo, un eremo, che suole essere disposto a sola latria, cioè che è consacrato al culto divino, detto attraverso questa parola, questo latinismo, anzi grecismo molto forte, che è latria. Questo eremo è il monastero di Fonte Avellana, che come vedremo è stato sotto il priorato di quest'anima che sta parlando, che non ha ancora detto il suo nome. Per ora ha ubicato in un posto preciso dell'Italia il posto che più sente consono, che più lo rappresenta per la sua azione in vita. Quindi Dante solo ora ha chiuso le virgolette al verso 112, riprende la parola come poeta, così ricominciommi il terzo sermo, cioè così mi ricominciò il terzo discorso, quell'anima. E poi continuando disse, quivi, cioè, e poi continuando disse, quivi, cioè lì, in questo monastero, quivi al servigio di Dio mi fessi fermo, che pur con cibi di liquor d'ulivi lievemente passava caldi e geli, contento nei pensier contemplativi.
Questi versi sono bellissimi, no? Perché quest'anima qua, con molta leggerezza anche fonica, si riferisce ai digiuni e ai divieti, alle privazioni della vita contemplativa. Cioè dice lì, in quest'eremo, io mi feci così fermo al servizio di Dio che solo con legumi e con olio d'oliva passavo lievemente, senza notarne il peso, caldi e geli, cioè le rigidezze del clima, contento nei pensieri contemplativi. Io dicevo che la bellezza di questi versi, oltre che per il senso, diciamo, le percepiamo. Per il suono dei versi, no? Per questa allitterazione nella laterale, nell'elle, no? Con cibi di liquor d'ulivi lievemente, passavi caldi e geli, no? Che rende particolarmente dolce il passare in realtà in mezzo alle rigidezze di queste anime contemplative. E al verso 118. Immediatamente si rabbuia quest'anima dopo aver ricordato la bella vita contemplativa che, nonostante le privazioni, lui portò nel mondo. Come è solito Trova dire, nel mondo. scusate che si sente la mia voce dopo, forse perché qualcuno ha il microfono acceso. Già fatto, Gloria. Già fatto. Vediamo ora. Allora, no, dicevo che questo è un movimento che molte anime del paradiso fanno, cioè quello di passare dal ricordo, diciamo, gioioso della propria vita contemplativa o addirittura della loro condizione beatifica, alla constatazione del contrasto con la situazione odierna del mondo. Ed effettivamente al verso 118 quest'anima aggiunge: render solea quel chiostro, questi cieli fertilemente, cioè quel chiostro, quel monastero, soleva restituire a questi cieli, con, diciamo, fertilità, quello che lì si seminava, quindi soleva essere un posto che inviava salvati spesso qui in paradiso, e ora è fatto vano, sicché tosto convien che si riveli, e ora è diventato invece sterile, quindi evidentemente così come hanno fatto, vi ricordate, San Tommaso e San Bonaventura, e rifarà anche nel canto prossimo addirittura San Benedetto da Norcia. Qui, diciamo, quest'anima che ora sta per presentarsi è critica con i suoi confratelli odierni e immediatamente fa una profezia indefinita, sicché, cioè, siccome è diventata sterile, tosto, cioè presto, succederà che questa sterilità si riveli. Quindi c'è una allusione che i commentatori antichi non riescono a identificare su un probabile scandalo che scosse appunto il monastero di Fonte Avellana poco dopo questo dialogo, quindi nel 1300. E dopo aver parlato appunto della sua vita contemplativa in questo monastero, si presenta al verso 121. In quel loco fui io Pietro Damiano e Pietro Peccator fu nella casa di Nostra Donna in sul lito Adriano. Allora, questo, diciamo, Pier Damiani che qui si presenta, che era stato vescovo cardinale a Ostia dal 1057, era nato 50 anni prima a Ravenna. Era stato priore appunto di Santa Croce in questo monastero di Fonte Avellana ed è un personaggio molto consono ideologicamente a Dante perché 9 anni dopo essere stato proposto come vescovo cardinale,
aveva chiesto al Papa di tornare ad essere eremita in questo monastero di Fonte Avellana, quindi non tollerando troppo la vita, insomma, sociale che il cardinalato gli imponeva, e si era scagliato più volte contro, diciamo, la corruzione della Chiesa, proponendo un ritorno alla povertà evangelica, come lo stesso Dante, per cui probabilmente Dante come scrittore l'abbia scelto perché coniugava in un modo ideale per lui sia lo spirito contemplativo che quello militante e ardoroso che era stato alluso attraverso la menzione del leone all'inizio del canto, vero? E poi diciamo i versi che vengono dopo, quello di Pietro Peccatore, riferendosi a Santa Maria in Porto, una chiesa qui nominata come Nostra Donna, vicino a Ravenna, deriva da una confusione di Dante tra due personaggi storici che in realtà sono diversi e che Dante, come del resto anche le generazioni successive, anche Boccaccio e Petrarca, credono che si tratti dello stesso Pier Damiani. In realtà è un personaggio diverso, però questo ci importa poco. Quello che ci importa è quello che Dante qui gli attribuisce, che è questa dichiarazione umile di dirsi peccatore, vero? Quindi nonostante la sua posizione altissima nel paradiso, ricorda anche la fragilità umana che caratterizzò anche lui nella vita. E al verso 124, appunto, ricorda questo suo cardinalizio. Poca vita mortal m'era rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di malimpeggio si travasa. Vedete come passa dal ricordo della sua vita, cioè io ero già vecchio, mi rimaneva poca vita mortale, quando fui tratto al cardinalizio nominato metonimicamente, come Dante ha già fatto altre volte, attraverso il cappello che usavano appunto i cardinali, anzi, che usavano all'epoca di Dante, no? Perché all'epoca di Pier Damiano sembra che ancora no, che è immediatamente quando ricorda i cardinali passa alla denuncia che pur di mal in peggio si travasa il cardinalizio che sta diventando sempre peggio, sempre più corrotto. E quindi dal contrasto appunto tra una volontà ferma, contemplativa dei cardinali di un'epoca impersonato da lui stesso e la corruzione attuale della gerarchia ecclesiastica, dal verso 27 fino al 135, quest'anima finisce il suo discorso facendo una fortissima denuncia contro il clero corrotto, dai toni veramente apocalittici e dal registro, come è solito fare il Dante poeta quando parla di una materia così bassa, dal tono molto colloquiale. Quindi al verso 127 parla sempre Piero Damiani. Venne Cefas, venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo il cibo da qualunque ostello. Or voglion, quinci e quindi che rincalzi, i moderni pastori e chi li meni, tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. Vedete, diciamo, il contrasto tra la prima terzina che ho appena letto e la seconda, cioè venne, questo verbo è bellissimo, no? Perché dà allo stesso tempo l'idea di una venuta dal paradiso, come veramente inviati di Pietro e Paolo, e nel contempo la semplicità, la vicinanza, vero? Perché un verbo deittico, venne a noi mortali. Pietro è nominato con il suo nome ebraico, Cefas, che vuol dire appunto pietra, eh?
Quindi venne in terra Pietro e venne Paolo nominato attraverso il gran vasello, il grande recipiente dello Spirito Santo. Vi ricordate il vas d'elezione, come lo nomina Dante nel secondo canto dell'Inferno? Magri e scalzi, cioè magri appunto come emblema della povertà evangelica, e scalzi, quindi incuranti di lussi dei vestiti, prendendo il cibo da qualunque ostello, come era stato indicato loro da Cristo, cioè soffermandosi a mangiare qua e là dove gli capitasse e gli fosse offerto del cibo. Di nuovo appare questo stesso topos che era apparso in bocca di Pier Damiano su se stesso, che si accontentava di cibi molto umili, leggeri, no? Liquor ulivi, come diceva. Ora, questo ora chiaramente è come se fosse, diciamo, preceduto da un e invece, no? E invece ora, i moderni pastori del verso 131, sto alterando l'ordine affinché si capisca meglio la sintassi, i pastori moderni, quindi quelli odierni, richiedono quinci e quindi, cioè da una parte e dall'altra, chi rincalzi, cioè chi li sollevi, e chi li meni, chi li porti, tanto son gravi, e chi di retro li alzi, cioè sono diventati così grassi, così pesanti, che hanno bisogno che due persone li portino e che qualcuno li spinga da dietro affinché possano salire sul cavallo. Vedete un'immagine veramente grottesca della ricchezza, diciamo, il vizio dei preti attuali. E continua questa terribile descrizione dei moderni, di questi moderni pastori, al verso 133. Cuopron di manti loro i palafreni, sicché due bestie van sotto una pelle. Oh, pazienza, che tanto sostieni! Cioè, i moderni pastori, il soggetto di nuovo, cuoprono di mantelli lussuosi, mantelloni, anche i loro cavalli, i loro palafreni, quindi hanno manti lunghi, in modo che sotto la stessa pelle vanno due bestie, cioè il cavallo e il moderno pastore. E dopo questa terribile descrizione, un'esclamazione davvero molto significativa che fa Piero Damiano. Oh pazienza di Dio, quanto tolleri! Dico che è molto significativo questo perché nel discorso precedente lui aveva accennato a questa impossibilità anche da parte di loro stessi di cogliere i criteri per cui Dio, nel suo perfetto designio, fa quello che fa. È interessante il fatto che questa impazienza, che molte volte è messa in bocca del Dante Pellegrino e del Dante poeta, no? Questa richiesta a Dio che finalmente faccia giustizia, che punisca questi preti corrotti, che rinnovi questa curia romana che nelle origini fu così pura, costò tanto sangue e che invece è diventata una tana di ladri. La richiesta, dico, che di solito è messa in bocca di Dante stesso, cui sembra tardi, no? Cui sembra che Dio stia tollerando troppo, anche se chiaramente, come buon cristiano, Dante sa che Dio non agisce né prima né dopo, ma esattamente quando vuole, e quando vuole è quando è giusto che sia. Ma questa appunto divergenza tra la giustizia perfetta di Dio e l'impazienza di un mortale cui sembra che Dio stia sopportando troppo,
prima di castigare, prima di agire, cui è messa in bocca addirittura di un'anima altissima, come uno spirito contemplativo, come Pier Damiano. E cioè questo è significativo di questa stessa insufficienza di cui si parlava prima, cioè in questo paradiso dantesco, così genialmente originale. La pace della contemplazione, anche degli spiriti che più godono della visione di Dio, è tuttavia compatibile con questo senso di impazienza che abbiamo anche noi mortali. Cioè, quando queste anime interrompono la contemplazione e guardano verso la terra e vedono il disastro che c'è qua da noi, anche loro sentono, ma senza soffrire, ovviamente, come soffriamo noi, che Dio sta tollerando troppo e sta facendo tardi a punire. Quindi è un tratto questo, quello dell'insufficienza a capire i criteri ultimi, i primi perché di Dio, che rende la nostra condizione di lettori comune, tra virgolette, con quella dei salvati. Anche loro stanno aspettando, come Dante, che è mortale, che Dio faccia giustizia. E quando sono finite queste parole di Pier Damiano, al verso 136, riprende il Dante scrittore: a questa voce vidi io più fiammelle di grado in grado scendere e girarsi, e ogni giro le facea più belle. Quindi, mentre parlava Pier Damiano, più fiammelle, quelle luci che sono nella scala d'oro, scendono di gradino in gradino e girano, e nel girare diventano sempre più luminose. E quindi vi ricordate che Pier Damiano era sceso, per parlare con Dante, al gradino infimo, a quello più basso, più vicino quindi a Dante e Beatrice. Tutte le altre anime che erano sopra scendono e girano per unirsi a Pier Damiano, e al verso 139, d'intorno a questa vennero e fermarsi, quindi si fermarono attorno a Pier Damiano, e fece un grido di sì alto suono, cioè fece un urlo così potente che non potrebbe qui assomigliarsi, che qui nella terra, dice Dante, non potrebbe mai essercene uno simile. Né io lo intesi, sì mi vinse il tuono, e io, dice Dante, non sono stato in grado di sentirlo perché mi assordò il tuono, detto per la terza volta, chiudendo il canto, la parola tuono, no? Che avevamo già visto altre due volte nel canto. Quindi, addirittura tutte le anime, di fronte alla denuncia sulla corruzione dei pastori moderni, fanno un urlo ineffabile, che suggerisce la partecipazione militante delle anime rispetto del nostro mondo. Ed è particolarmente, diciamo, sorprendente che proprio le anime che in vita si caratterizzarono per la loro contemplazione abbiano uno spirito così ardoroso, così pieno di tuoni, che evidentemente per Dante sono, cioè coesistono con la freddezza della contemplazione, cioè nella mentalità di Dante, la vita contemplativa, che è quella superiore a cui si può ambire in terra, essendo il mondo nel disordine tremendo in cui Dante considera che è, richiede anche dell'ardore militante, della denuncia e dell'indignazione. Avete qualche domanda? Siamo preparati per salire all'ottavo cielo e abbandonare i pianeti?
La settimana prossima succederà questo, anche il canto prossimo è di una bellezza veramente stupefacente. Lo rileggiamo allora. Già erano gli occhi miei fissi al volto della mia donna e l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto. E quella non ridea, ma se io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale fusse me lei quando di cener fessi, che la bellezza mia che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, com'hai veduto quanto più si sale, se non si temperasse tanto splende che il tuo mortal podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scoscende. Noi siamo levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggia mo' misto giù del suo valore. Ficca di retro agli occhi tuoi la mente e fa di quelli specchi alla figura che in questo specchio ti sarà parvente. Qual sapesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato, quando io mi trasmutai ad altra cura, conoscerebbe quanto m'era grato ubbidire alla mia celeste scorta, contrappesando l'un con l'altro lato. Dentro al cristallo che il vocabol porta, cerchiando il mondo del suo caro duce, sotto cui giacque ogni malizia morta, di color d'oro in che raggio traluce vidi uno scaleo eretto in suso, tanto che non seguiva la mia luce. Vidi anche per li gradi scender giuso tanti splendor ch'io pensai che ogni lume che par nel ciel quindi fosse diffuso. E come per lo natural costume le pole insieme al cominciar del giorno si muovono a scaldar le fredde piume, poi altre vanno via senza ritorno, altre rivolgono sé onde son mosse e altre rodeando fan soggiorno, tal modo parve me che quivi fosse in quello sfavillar che insieme venne, siccome in certo grado si percosse. E quel che presso più ci si ritenne, si fe sì chiaro ch'io dicea pensando, io veggio ben l'amor che tu m'accenne. Ma quello ond'io aspetto il come e il quando, del dire e del tacer si sta, ond'io, contra il disio, fo ben ch'io non dimando. Perch'ella, che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, mi disse, solvi il tuo caldo disio. E io incominciai, la mia mercede non mi fa degno della tua risposta. Ma per colei che il chiedermi concede, vita beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia, fammi nota la cagion che sì presso mi t'apposta, e di perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso che giù per l'altre suona sì divota. Tu hai l'udir mortal siccome il viso, rispose a me. Onde qui non si canta, per quel che Beatrice non ha riso. Giù per li gradi della scala santa discesi tanto sol per farti festa, col dire con la luce che mi ammanta. Né più amor mi fece esser più presta, che più e tanto amor quinci su ferve, siccome il fiammeggiar ti manifesta. Ma l'alta carità che ci fa serve pronta al consiglio che il mondo governa, sorteggia qui, siccome tu osserve. Io veggio ben, dissi io, sacra lucerna, come libero amore in questa corte basta seguir la provvidenza eterna. Ma questo è quel che a cerner mi par forte, perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra le tue consorte. Ne venni prima all'ultima parola che del suo mezzo feci il lume centro, girandosi come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro. Luce divina sopra me s'appunta, penetrando per questo anch'io mi inventro, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto ch'i veggio la somma essenza della quale è munta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio, perché alla vista mia quant'ella è chiara,
la chiarità della fiamma pareggio. Ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che in Dio più l'occhio affisso, alla dimanda tua non satisfara, però che sì, si inoltra nell'abisso dell'eterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è sciso. E al mondo mortal, quando tu riedi, questo rapporta, sì che non presumma tanto segno più muovergli i piedi. La mente che qui luce in terra fumma, onde riguarda come può laggiù e quel che non pote perché in ciel la summa. Sì, mi prescrisser le parole sue, ch'io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarla umilmente chi fue. Tra due liti d'Italia sorgon sassi, e non molto distante alla tua patria, tanto che i troni assai suonan più bassi, e fanno un gibo che si chiama Catria, e sotto al quale è consacrato un ermo, che suole essere disposto a sola latria. Così ricominciommi il terzo sermo, e poi continuando disse, quivi al servigio di Dio mi fessi fermo, che pur con cibi di liquor d'ulivi lievemente passava caldi e geli, contento nei pensier contemplativi. Render solea quel chiostro a questi cieli fertilemente e ora è fatto vano, sì che tosto convien che si riveli. In quel loco fui io Pietro Damiano e Pietro peccator fui nella casa di Nostra Donna in sul lito Adriano. Poca vita mortal m'era rimasa quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di malimpeggio si travasa. Venne Cefas, venne il gran vasello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo il cibo da qualunque ostello. Or voglion quinci e quindi chi rincalzi li moderni pastori e chi li meni, tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. Puopron di manti loro i palafreni, sicché due bestie van sotto una pelle. Ho pazienza che tanto sostieni. A questa voce vidi io più fiammelle di grado in grado scendere e girarsi, e ogni giro le facea più belle. D'intorno a questa vennero e fermarsi, e fer un grido di sì alto tuono che non potrebbe qui assomigliarsi. Né io lo intesi, si mi vinse il tuono. Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima.